Una volta che tutti retroscena sulla storia di Totti e l'amante, ormai nuova compagna, Noemi Bocchi sono venuti a galla. È difficile credere alla versione fedele che Totti aveva sempre propinato a Ilary Blasi e ai suoi fan. Si moltiplicano, infatti, i dubbi sulle passate voci di tradimento e sulle paparazzate storiche di Fabrizio Corona. Forse anche Ilary Blasi si sta ricredendo e sta iniziando a mettere tutto in discussione. I dettagli. Alla luce delle ultime indiscrezioni sulla movimentata vita coniugale di Francesco Totti, in molti rimettono in discussione i gossip del passato. Ricordate lo scoop su Flavia Vento, presunta amante dell'ex calciatore quando l'ex moglie era incinta, che è costato a Fabrizio Corona una lite in diretta TV con Ilary Blasi? Adesso l'ex re dei paparazzi è pronto a tornare all'attacco, chissà se la conduttrice non sarà costretta a dargli ragione. Leggi anche, Totti intervista, rivelati i dettagli della storia con Noemi Bocchi, ma i conti non tornano, foto, Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi prima del matrimonio con Flavia Vento? Partiamo dall'inizio e riavvolgiamo il nastro fino al 2005, l'anno in cui Ilary Blasi e Totti si sono sposati. La coppia era già il simbolo di Roma e l'allora valletta di passaparola era al quarto mese di gravidanza. All'epoca uscì su Gente l'intervista scandalo di Flavia Vento che confessava una notte di passione con Francesco Totti nella sua casa all'Eura a seguito di una serata. La showgirl fu convinta da Fabrizio Corona e Lele Mora a rilasciare l'intervista e non smentì mai le dichiarazioni fatte. Ai tempi, il fratello di Francesco Totti, a sua insaputa, pagò 50.000 per non fare uscire una fantomatica seconda parte dell'intervista e delle presunte foto che avrebbe confermato il tradimento di Totti. Su questa parte della storia, però, Flavia Vento non c'entra nulla e ha sempre negato ci fosse altro da aggiungere. Del resto, più di quello che aveva confermato cosa poteva dire? La storia all'epoca fece molto scalpore. E in un'intervista la Vento raccontò che, dopo qualche settimana dall'uscita del gossip, Corona e Lele Mora le consigliarono di smettere di parlare di Totti. La versione di Francesco Totti. Francesco Totti, nel suo libro autobiografico, ha avuto modo di rendere pubblica la sua versione dei fatti in merito al presunto tradimento con Flavia Vento. Nel libro il calciatore sostiene di averla conosciuta in occasione di un evento sulla Tuscolana per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori, la Vento gli venne presentata da alcuni amici in comune e lui ci parlò per qualche minuto, poi si separarono. In seguito, la settimana successiva, mentre si trovava con alcuni amici in un ristorante in Trastevere gli segnalarono che c'era una ragazza che cercava di catturare la sua attenzione. I due si salutarono da lontano e secondo la versione di Totti non successe altro. Totti ha già tradito Ilary altre volte? I dubbi di chi è Ilary Blasi. Una volta che tutti retroscena sulla storia di Totti e l'amante, ormai nuova compagna, Noemi Bocchi sono venuti a galla. È difficile credere alla versione fedele che Totti aveva sempre propinato a Ilary Blasi e ai suoi fan. Si moltiplicano, infatti, i dubbi sulle passate voci di tradimento e sulle paparazzate storiche di Fabrizio Corona. Forse anche Ilary Blasi si sta ricredendo e sta iniziando a mettere tutto in discussione. Ecco cosa riporta chi, Ilary Blasi e Fabrizio Corona, la lite al GF VIP in merito a questa vicenda è ormai epica. La vendetta che Ilary Blasi servì a Fabrizio Corona durante una puntata del Grande Fratello VIP. La conduttrice, infatti, convinta che lo scoop fosse tutto opera e invenzione dell'ex re dei paparazzi gli rinfacciò tutto, ma Corona aveva riconfermato tutta la versione anche in diretta TV, la vendetta di Corona, pronto a parlare ma come Ilary ci aveva messo ben 15 anni a togliersi quel sassolino dalla scarpa contro Fabrizio Corona, sembra che a distanza di tempo sia arrivato il momento dell'ex re dei paparazzi. Dopo l'ultima sconcertante intervista di Totti in cui accusa la moglie di ripetuti tradimenti, infatti, Fabrizio Corona è tornato alla ribalta con nuove dichiarazioni. Ecco cosa ha rivelato, e voi cosa ne pensate?
Continuate ad avere qualche dubbio sulla versione di Fabrizio Corona su Flavia Vento amante di Francesco Totti quando Ilary Blasi era incinta? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.